Arrivare a fine mese di questi tempi è dura. C'è quindi chi ha deciso di ribellarsi a questa economia e far soldi con geniali trovate. Questa ormai è storica, ma può comunque valere come buon insegnamento. Sin dal 1979 esiste un'organizzazione che si occupa della registrazione e della vendita delle stelle. Ciascuno di noi può acquistare e dedicare una stella dandole un nome. Ci sono diversi pacchetti d'acquisto, il servizio è anche disponibile in Italia. Il costo va dai 73 ai 135 euro. Il tutto è naturalmente molto privo di materia. E dalla polvere di stelle si passa a un altro pioniere di questi insoliti business, ossia David Marks. Già nel 1986 aveva capito che avere a che fare con le oche è dura. Lavorava in un golf club e mandarle via era impossibile. Non stiamo parlando di biondone, ma proprio di oche, che a quanto pare infestano e rovinano tutte le aree verdi. Marx ha trovato un modo intelligente per allontanarle, mettergli contro dei cani razza Border Collies, che abbaiando le costringono a lasciare parchi, giardini e campi da golf. Un'idea che ha fruttato subito 2 milioni di dollari. Quante volte sembra che le lavatrici adorino divorare calzini e lasciare i vostri piedi orfani? Bene, un imprenditore svizzero ha trovato la soluzione. Ha realizzato un sito di e-commerce di calzini a cui bisogna iscriversi. Ogni subscribers, qui ci sta un simpatico gioco di parole, pagando una cifra che parte da 89 dollari l'anno, riceverà comodamente a casa 9 paia di calzini. La consegna però è rateizzata. Non bisogna quindi più preoccuparsi di restare senza calze. Quando meno te lo aspetti, o forse proprio quando ne hai bisogno, arrivano le calze. Neanche la Befana è arrivata tanto. E quando tutto sembra assurdo e impossibile, arriva un'idea così, che ti fa cambiare prospettiva. Un imprenditore di Belfast e un agronomo hanno messo su un'azienda che vende e spedisce pacchi regalo di terra nella loro madrepatria, l'Irlanda. Come fa a esserci mercato per questo? Beh, gli irlandesi sono da sempre un popolo di viaggiatori, insediatisi negli Stati Uniti e in altri remoti paesi. Sono anche molto attaccati alle tradizioni e quindi uno dei più grandi desideri delle persone di origine irlandese è quella di poter ancora una volta mettere le mani nella terra natia o addirittura essere sepolti in questa. Sin ad ora, nei soli States sono stati inviati pacchi di terra per un valore di 2 milioni di dollari. Anche noi siamo un popolo migrante, strano che a nessuno sia ancora venuto in mente. Passare ora a giocare al computer non sempre è una perdita di tempo, anzi diventa una fonte di guadagno. E che fonte? Ne sono una prova le vicende di Eileen Graff, meglio conosciuta come la super immobiliarista Anshe Chang. Anshe infatti è il suo avatar nel gioco Second Life. In poco tempo e con soli 9 dollari di iscrizione ha messo su un'impresa immobiliare che le ha fruttato molto. Voi direte, ma la moneta è virtuale? Sì, ma forse non sapete che è possibile il cambio tra il Linden Dollar, moneta virtuale, e i dollari reali, e che Eileen arriva a guadagnare circa 150.000 dollari l'anno. Eileen è talmente brava in questo lavoro che è riuscita a trasferire il business nella vita reale, aprendo una società che realizza ambienti 3D per i giochi online e prototipi di oggetti in grafica. Il commercio di animali è un grande business, anche quando si tratta di farfalle. Chiedetelo a José Muniz e a sua moglie che, per colpa di, o è meglio dire grazie a una scommessa, hanno fatto una fortuna. I due scommisero con un amico 100 dollari che si riusciva a sopravvivere vendendo farfalle. Bene, i due ci hanno provato e ci sono riusciti, realizzando prima un magnifico giardino per l'allevamento, poi espandendosi in diverse città della Florida e della California per la vendita diretta. A quanto pare non c'è matrimonio in grande stile, un po' trash però, diciamolo, che non preveda la liberazione delle farfalle. Ecco come si fanno i soldi. Altra idea interessante, che però forse non fa diventare milionari, è quella di Student of Fortune, sito per studenti alla ricerca di un aiuto concreto per fare i compiti e approfondire una materia. Questa community fornisce da anni consigli e materiali per lo studio, in più permette di entrare in contatto con esperti in grado di rispondere a diversi quesiti. Dove sta il guadagno? Si parte dalle richieste di aiuto degli studenti. Mettiamo il caso che sia chimica. Se tu sei un esperto in materia, realizza un video o scrivi un breve saggio che spieghi il processo, che ne so, cristallizzazione. Il 20% del contenuto verrà pubblicato e, se idoneo e richiesto, allora tu verrai pagato. C'erano una volta due amici, due studenti di college che non sapevano come pagare i propri studi. Un bel giorno decisero di provare un nuovo business mettendoci la faccia. Già, questo non è un gioco di parole. Ed e Ross hanno iniziato a utilizzare il proprio volto, pitturato dovere, per pubblicizzare brand e prodotti. Pagati per gironzolare ovunque, per riprendersi mentre fanno pazzie e intraprendono sport avventurosi, hanno concluso alla grande gli studi. Hanno iniziato facendosi pagare una sterlina. In 10 giorni ne hanno guadagnate 3.500. Figuratevi ora, con i post sui social network e il marketing virale, quale sia il loro capitale! Chi non vorrebbe almeno una volta nella vita sentirsi una celebrità, trascorrere una giornata come i VIPs?
Bene, ora si può, grazie alla fotografa Tania Roberts. Tania ha messo su una società che fornisce un nutrito team di paparazzi professionisti che ti seguono ovunque tu vada. Mentre fai la spesa, mentre esci dal cinema al tuo primo appuntamento per farti figo, cose così insomma. Bene, questo business ha preso piede. Il servizio è disponibile a Manhattan, Los Angeles e San Francisco. È pensato sia per mitomani in cerca di finta notorietà, ma anche per party, cerimonie e soprattutto scherzi. Quest'ultima idea fa capire quanto siamo messi male a livelli di rapporti interpersonali nell'era digitale e dei social. Forse abbiamo numerosi follower su Twitter, ma neanche un amico che ti accompagna a un evento, festa o manifestazione che sia. Un certo Rosenbaum, prendendo spunto dai siti di incontri, ha colto la problematica e pensato bene di creare un sito per la ricerca di amici, senza fini sessuali. Ci si iscrive realizzando il proprio profilo di amico e inserendo il proprio costo orario. Si viene così contattati e affittati per partecipare a concerti, eventi sportivi, matrimoni e cerimonie simili, e in più si viene pagati. Allora è proprio vero, chi trova un amico a gratis trova un tesoro.